Grazie, grazie a voi, grazie. Ma insomma, anzitutto c'è un'accelerazione un po' improvvisa, molto rapida, per cui la prima cosa che devo dire ovviamente è ringraziare. Devo ringraziare il Papa e i Vescovi. Perché il Papa? Perché nella terna indicata dai Vescovi, appunto, mi ha indicato, mi ha scelto, e poi i Vescovi perché mi hanno indicato nella terna. E questa fiducia del Papa che presiede nella carità, col suo primato e della collegialità, è, come ha detto prima molto saggiamente Monsignor Castellucci, insieme alla sinodalità e la Chiesa. E queste tre dinamiche sono quelle che mi accompagneranno e che sento anche, appunto, di cui sento tanto la responsabilità, perché si vive in obbedienza del primato, nella collegialità e nella sinodalità. La seconda cosa, quindi, prima cosa è il ringraziamento. La seconda cosa è il momento che stiamo vivendo, sia in Italia, in Europa, nel mondo, e sia come Chiesa. Le due cose sono strettamente unite, sempre, moltissimo. Le pandemie, la pandemia del Covid, con tutto quello che ha rivelato delle nostre fragilità, delle nostre debolezze, tutte le domande che ha aperto, le consapevolezze e anche le dissennatezze che ha rivelato o ha provocato, e adesso la pandemia della guerra, che con tanta insistenza Papa Francesco, parlando della guerra mondiale a pezzi da anni, aveva indicato, che aveva ricordato anche nella Fratelli Tutti, riportando alcuni temi fondamentali legati chiaramente alla guerra, quindi al discorso della pace, per esempio il nucleare, e che in queste settimane, in questi mesi terribili, sta coinvolgendo tutto il mondo, non facendoci dimenticare che anche tutti gli altri pezzi delle altre guerre, che sono anche quelle guerre mondiali. È in questo, in questa sfida che si colloca il cammino della Chiesa italiana, che è stato quest'anno insieme a quella di tutta della Chiesa universale verso il Sinodo generale, che è appunto, come sappiamo, sulla sinodalità, e che continuerà per la Chiesa italiana proprio come cammino sinodale, quindi non come un sinodo nel senso, diciamo, strutturato o organizzato, qualcosa molto più coinvolgente di tutte quante le componenti, per poi arrivare a delle decisioni.